In questo video voglio mostrarti come creare una semplice web app in realtà aumentata con solo poche righe di HTML. A cosa mi riferisco? Guarda qua! Se vuoi ottenere questo effetto, ti basterà creare una semplice web app. Con Google Apps Script puoi farlo in meno di 3 minuti ed il codice da utilizzare è semplicemente quello che vedi. Per maggiori dettagli su come creare una web app ti lascio in sovraimpressione il riferimento al video dedicato. Il codice nel file di script non fa altro che richiamare il file HTML dentro il quale sono presenti riferimenti a risorse esterne per abilitare la logica della realtà aumentata. In particolare, lo script fa uso di A-Frame, un framework web per la creazione di esperienze di realtà virtuale basato sull'HTML, e della libreria AR.js per A-Frame. Ecco come sono incluse queste librerie. Nel body è presente il tipo di contenuto da mostrare con la realtà aumentata. In questo caso, come abbiamo visto, si tratta di un cubo, ma possono essere mostrati oggetti ben più complessi. E il codice per definire il modello di spostamento della telecamera in base alla posizione del marker, che nel caso specifico è l'immagine con la scritta Hero. Avviando l'applicazione dal proprio computer ed aprendo l'immagine del marker dallo smartphone, il risultato è quello che abbiamo visto a inizio video. Andando ad agire sull'HTML è possibile cambiare il colore. Possiamo ad esempio far diventare il cubo di colore giallo definendo yellow il valore dell'attributo color. Altre personalizzazioni possono essere fatte sulla posizione dell'elemento, sulla sua rotazione e sull'opacità, nonché modificando da A box in A sfere. L'oggetto si trasforma in una sfera. Prova tu stesso. Ti lascio in descrizione il link ad un interessante articolo sul blog di A-Frame, dove puoi trovare altri esempi e riferimenti più avanzati per approfondire il mondo della realtà aumentata. Spero che questo video ti sia piaciuto. Fammelo sapere nei commenti e non perdarti a scrivere se hai curiosità, dubbi o suggerimenti sul JavaScript che vorresti approfondire. Ti invito inoltre a iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!